La voce della signora S di Guidonia si aggiunge alle altre testimonianze arrivate in redazione riguardo ai ritardi nella comunicazione dei risultati dei tamponi. Che cosa è successo? Puoi illustrarci la situazione? Sì, allora praticamente è successo che siamo andati al CAR a fare il tampone il 16 ottobre, venerdì 16 ottobre, tutto il nucleo familiare. E i risultati, vabbè, ci hanno detto che tra domenica e lunedì, perché ci vuole qualche giorno. Vabbè, sabato erano pronti il mio, di mio marito e dell'altro figlio, sì. Mentre del piccolino non mi faceva proprio entrare, non mi dava le credenziali, mi diceva che erano sbagliate. Aspettiamo fino a lunedì, se magari qualcosa. Ho cominciato a telefonare al numero della ASL che ho trovato su internet, il 775050. Niente, nessuna risposta. Il martedì mi sono rimessa di nuovo al telefono, sono stata 2 ore al telefono, penso di avermi fatto in settimana sulle 4.000 telefonate forse. Mi hanno risposto finalmente, dopo varie attese praticamente mi passano la dottoressa che mi dice che mio figlio era positivo. Cioè io la trovo una cosa gravissima, perché comunque un positivo tu non me lo puoi comunicare dopo 4 giorni, perché ti chiamo, perché io in quei 4 giorni comunque sì, siamo stati attenti a casa, ma nel limite delle cose, anche perché ero nella mia ignoranza convintissima che lui fosse negativo, anche perché è piccolino, quindi insomma contatti ne aveva avuto di meno, quindi vabbè. Nel frattempo voi avete provveduto, sì, a portare il bambino a fare un altro tampone o no? Allora, no, mi hanno praticamente loro, si sono presi la mia mail per mandarmi il referto, perché io comunque volevo leggere il referto, e mi hanno dato appuntamento, diciamo, hanno segnalato al CAR che domenica 25 avrei dovuto fare un altro tampone. Quindi domenica siamo andati a fare questo tampone, ma a me da martedì che ho chiamato il referto mi è stato dato venerdì pomeriggio in seguito ad altre 2.000 telefonate mie. E mi hanno detto che si erano sbagliati, invece di mandarlo a me si erano mandati l'email a loro stessi. Cioè, quindi non so neanche chi mettono a lavorare, sinceramente. Io capisco l'emergenza, capisco tutto, però la reputo una situazione grave questa. Cioè, loro di là non potevano sapere se mio figlio aveva qualche patologia, fortunatamente non ce l'ha, ma se mio figlio fosse stato, che ne so, cardiopatico, mi comunichi il positivo dopo 4 giorni perché ti chiamo io, cioè tu non provvedi ad avvisare i positivi della zona? Sì. Cioè, noi siamo stati a casa, per carità, io non ho mandato il grande a scuola, io sono una libera professionista, ho chiuso studio. Cioè, se io fossi uscita magari, no, perché comunque negativa, tutti negativi eccetera, non si fa così, cioè, certo. Il comportamento secondo me è sbagliato. Poi ci lamentiamo che si sta diffondendo questa positività, la colpa è dei giovani che vanno in giro senza mascherina, però l'ASL, che è l'organo proprio preposto per queste cose, dovrebbe agire in un'altra maniera, cioè dovrebbe essere un pochino più accorto in queste cose, non lo so, quella mi risponde, no, cioè, si sono sbagliati, l'email se la sono mandata a loro stesso invece che inviarla a te, no, ma chi ci mettete a lavorare, cioè, anche ma veramente. Poi si attiva anche un processo a catena di contatto con le persone con cui voi siete entrati in contatto. Quindi... Sì, diciamo che allora noi l'abbiamo fatta in seguito ad un contatto, okay. E quindi siamo andati a fare questo tampone, ma a me ad oggi praticamente, allora venerdì quando mi hanno mandato poi il referto, sì. Dopo un'oretta sono passati i vigili a chiederci, vabbè, i numeri di telefono perché mio figlio ovviamente è minore, e dopo una mezz'ora mi ha chiamato il servizio dell'ASA. Sì. Ma ad oggi è arrivata una telefonata ieri mattina a mio marito, chiedendogli se sapevamo della positività di mio figlio risalente al tampone del 16 ottobre, ma insomma a distanza dei 10 giorni, se io non lo sapevo, penso che, voglio dire,
però non c'è stato richiesto niente, non c'è stato richiesto contatti che noi abbiamo avuto, vabbè, fortunatamente erano legati alle famiglie che poi hanno fatto il tampone anche loro, quindi non, Capito, però certo. comunque non mi è stato chiesto nulla, nulla, io non sono mai stata contattata dalla ASL. Io mai, ecco, ieri mattina hanno contattato mio marito dicendogli che è partito un nuovo servizio dell'ASL, stanno smaltendo le telefonate, diciamo forse gli avvisi, ma cioè smaltire un caso positivo tu mi avvisi dopo 10 giorni, Sì. cioè mi dà proprio del ridicolo. Segui gli aggiornamenti sui nostri canali social e sul nostro sito www.tiburno.tv.